8 marzo, festa della donna, una ricorrenza importante, e 20 ovunque anche in Sardegna, anche a Cagliari. Claudia Coronzu, lei ha 39 anni, è di Pimentel, però per lavoro, è ogni giorno nel capoluogo sardo. Capiamo. Cosa ne pensa della festa della donna? Allora, io penso che la festa della donna si dovrebbe festeggiare tutti i giorni per tutto quello che si sente, tra omicidi, femminicidi, si dovrebbe appunto festeggiare e riservare di più questa festa. Quindi ogni giorno Ogni con giorno la festa, rispetto. con rispetto Lei è soprattutto. sposata, figli? Io sono sposata, ho due bellissime bambine. Quindi festeggeremo tutti assieme domani. Festeggerà insieme al suo marito. A Sì. proposito, gli uomini in generale, siamo nel 2019, sono ancora romantici? Sanno ancora davvero conquistare una donna oppure oramai non c'è più quella magia? Dipende. Io parlo per me, mio marito è sempre stato molto gentile, quindi mi ha sempre rispettata, quindi già lì è un buon rispetto Beh, è una per cosa me e per tanto le mie importante. bambine, quindi alla fine E sul versante del romanticismo, gli uomini sono romantici come magari 30 anni fa, oppure oramai si sta un po' tutto vabbè, perdendo prima erano tra più multimedialità e romantici forse, adesso quant'altro? sembra tutto scontato alla fine. Sì. Quindi adesso cioè, vedo ci sono diverse abitudini, invece prima si era più nell'ambiente di casa, adesso si è più liberi, quindi alla fine non c'è più tutto quel romanticismo che c'era prima. In una battuta, lei è una donna, quindi attualmente le donne stanno riuscendo a farsi valere per quanto concerne anche il modo col quale chiedere i propri diritti. Allora, sì, adesso ci sono tante iniziative anche per la difesa. Appunto per le donne, perché comunque adesso ovunque ti giri c'è sempre qualcuno che ti possa far del male, quindi si fanno appunto questi corsi, Lei li ha fatti? non li ho fatti, però è sempre bello sapersi comportare in queste situazioni. Quali sono, in un flash, le tre urgenze nel 2019 per le donne, per il mondo femminile, da risolvere, che magari devono risolvere le istituzioni, per esempio? Allora, io ho avuto una brutta esperienza, quindi io dico che bisogna tutelarla sempre di più, non aspettare alla fase finale che è la morte, perché comunque vai con le denunce, vai con tantissimi tentativi, però alla fine non si è mai risolto niente, quindi non si deve aspettare alla morte. Quindi secondo me dovrebbero velocizzare più Dal punto di vista della giustizia, sì, per certo, quanto concerne le pene, sì, pene secondo più dure e me più più dure, certe. perché comunque alla fine sta diventando una cosa molto continua per questo motivo, perché nessuno risolve subito.